Fashion Fashion Week parte dal presupposto che la moda è il settore più inquinante al mondo dopo quello petrolifero. L'80% dei tessuti che vengono prodotti vengono bruciati, vanno allo smaltimento, al macero, non vengono riconvertiti e riciclati. Perciò noi in questa situazione di Fashion Week innovativa cerchiamo di rendere consapevoli i brand che già naturalmente sono sostenibili e non serve, diciamo, renderli consapevoli, ma cerchiamo di fare un lavoro di consapevolezza sugli altri, quelli che ancora lo devono essere. Da 4 anni abbiamo creato questo brand che parla di moda biologica, ecologica e sostenibile. Quindi offriamo un prodotto che sia un guardaroba che va dal giorno alla sera per vestire una donna che cerca quindi del Made in Italy, del vero artigianato e soprattutto dei tessuti totalmente naturali, ecologici e biologici. Quindi un prodotto totalmente etico e sostenibile. La nostra è una collezione, collezioni che nascono dalla particolarità dell'uso di vera pellicola cinematografica che decora ogni singolo pezzo. Ne nascono ovviamente pezzi unici, tutti rigorosamente lavorati a mano. Abbiamo le linee geometriche, semplici rettangoli, quadrati, esagoni, che però ecco vestono in una maniera allo stesso molto caratterizzante. Ma mi sbaglio, ho sentito parlare di pneumatici prima? Sì, esatto, ne nasce una linea pneo, proprio che è completamente di riciclo, proprio perché è pneumatico riciclato abbinato a pellicola cinematografica che esce proprio dal suo percorso artistico, ne nascono altri pezzi artistici. Le borse di Soruca in particolare sono fatte solo con pelle upcycled, ossia non viene utilizzata pelle nuova, non vengono uccisi animali per farle, bensì solamente degli scampoli, scarti di produzione o rimanenze di magazzino. Infatti sono tutti pezzi unici, non ce n'è uno uguale all'altro perché vengono solamente fatti con gli scampoli. Per quanto riguarda invece trame di storie, sono fatti con cotone biologico in parte, e la caratteristica di tutti, oltre al fatto biologico, è che sono etici al 100%, perché anche la produzione non dà luogo a sfruttamento, c'è attenzione anche agli scarti industriali. Noi siamo qua perché ci hanno chiamato grazie al nostro brevetto che abbiamo da 2 anni. Noi abbiamo brevettato questo tessuto che è la fibra d'argento, una piattina d'argento messa in trama col cotone con proprietà antibatteriche, antisettiche, antiodore ed è perfetta per la lingerie e per l'intimo. Seriterm è sostenibile perché si tratta di un'imbottitura creata dalla combinazione di poliestere riciclato e sete riciclata. Questa imbottitura è cruelty free, è contro gli allevamenti intensivi e le prestazioni sono superiori rispetto a quelle tradizionali. Seriterm infatti è in grado di mantenere il calore corporeo a meno 40 gradi, è antibatterico e traspirante. Sembra pelle un pochino da fuori, però poi alla fine è sughero ed è stato impermeabilizzato, quindi si può utilizzare anche con le piogge. E diventa reversibile nei giorni in cui siamo più allegri, quindi possiamo tranquillamente cambiare come hai visto questa. Sono borse comodissime, belle grandi, quindi per le signore che oggi vanno in bicicletta, che fanno la spesa, che portano 1000 cose tra computer, si possono mettere dentro anche il neonato, volendo sono abbastanza grandi. Credo in questo progetto, infatti ho inserito anche, io sono essendo direttore artistico di MCBet Cosmetic, ho inserito questa azienda che è già da molto tempo sulla strada, diciamo, di tutte le sostanze naturali, tutte le sostanze riciclate, quindi diciamo che c'è un buon connubio. Credo in questo progetto, è la strada è lunga, diciamo, però siamo convinti. La nostra
nostra azienda è totalmente vegana perché abbiamo fortunatamente per la prima volta in assoluto in tutto il mondo dato vita a una fibra totalmente certificata e naturale, estratta dalla polpa del legno, dalla naturale quotatura di abete bianco e tramite quindi un processo naturale viene lavorata e creata in fibra. Questa fibra, proprio come il legno, è termica perché trattiene il calore corporeo e quindi non lascia fuoriuscire il caldo, il tuo tepore naturale. Abbiamo una fodera interna senza metalli e praticamente la stessa pelle fuori e dentro per il rispetto della persona. È morbida come un guanto e perciò per me è come un foglio da disegno da dipingere, mi diverto. Tutti i tacchi sono in legno e i materiali tutti naturali, sono tutte cucite e hanno il design particolare. Cerco di creare un prodotto ecosostenibile, nel senso che i materiali sono pressoché tutti naturali, nel senso che forse magari un po' di colla ci potrà essere, ma i tacchi sono tutti quanti in legno, la pelle è senza metalli. I tessuti che realizzo, che utilizzo, sono praticamente aventi la certificazione GOTS, che è la certificazione che attesta che la produzione è una produzione sana. La prima sfilata che ho presentato è uscita con l'evento degli Agri Tessuti, con la SCIA Confederazione Italiana Agricoltori, proprio per far vedere che da un progetto che ha a che fare con la terra, quindi con la coltura delle piante, si può arrivare a un progetto di alta moda e prêt-à-porter. Io ho iniziato quasi 30 anni fa, per la prima volta ho prodotto abiti in tessuto in geo ricavato dal mais per introdurre il concetto di moda di lusso ecosostenibile. Dagli abiti da sposa poi ho fatto tutta l'alta moda e finché è arrivato anche il prêt-à-porter, oggi facciamo anche le t-shirt in tessuto biologico certificato ecosolidale e l'ultimo progetto è quello zodiaco. Nella misura in cui viene dalla natura, dalla terra, interpolato con la natura da sapienti artigiani italiani e può ritornare ad essere seppellito un domani senza inquinare, ma per creare nuovo humus e nuova vita. Allora, noi utilizziamo tutti i tessuti certificati di GOTS per quanto riguarda il bio e GRS per quanto riguarda il riciclo. Inoltre tutte le nostre applicazioni, lavorazioni sono fatte tutte in provincia di Bergamo e ci teniamo a dire che stiamo utilizzando una nuova tecnologia laser per l'impatto ambientale, quindi con una riduzione di acqua di circa il 90% rispetto alla produzione di denim normale. È ecosostenibile perché da sempre comunque noi utilizziamo dei materiali, il cashmere, che in parte tra l'altro è una fibra riciclata. Non a caso il bianco che noi utilizziamo, che poi adoperiamo per farlo appunto areografato, spruzzato e rullato a mano, quindi sono tutti capi unici. Partiamo dalla fibra bianca, quindi appena scesa proprio dalla pezza, di conseguenza non è né tinta, non ha lavorazioni chimiche, niente, quindi è totalmente naturale. Stay on Marketplace che raccoglie 130 brand designer europei sulla base di acqua, aria, materiali, condizioni di lavoratore e impegno. Quindi guardiamo la sostenibilità a tutto tondo. Da tempo abbiamo portato tutta quella che è la produzione qui a Roma. Quindi sia il design che la produzione che anche il taglio delle pietre viene realizzato qua a Roma, dentro i nostri laboratori. Ed ecosostenibile perché è interamente riciclabile, diciamo, perché si tratta di un prodotto realizzato con 100% di 100% lana italiana, quindi realizzata e prodotta interamente nel Parco Nazionale del Gran Sasso. Peculiarità è che le nostre tinture sono tinture con pigmenti naturali come guado e scotano, che sono antiche piante ad uso tintorio. E un'altra peculiarità della nostra azienda è che parte del nostro ricavato lo doniamo a un'associazione del parco, salvaguardando una specie che è a rischio, l'orso marsicano.
miei tessuti sono tutti quanti naturali e derivano o da recupero di stoffe vintage o da stoffe certificate, biologiche, ecosostenibili. Inoltre sono tinti in maniera naturale con cortecce, ad esempio il legno di campeggio, e stampati con vere foglie. La foglia rilascia il suo potere tintorio sulla stoffa tramite un processo produttivo.